Come ogni martedì ormai, eccoci tornati con la serie sulla nostra Play to Give, la serie in terza categoria. Io ragazzi non mi voglio soffermare e voglio lasciarmi subito alle spalle quello che è successo la scorsa settimana. Siamo finiti addirittura sui giornali per lo spiacevole episodio del lancio di banane e degli sputi nell'ultima trasferta di terza categoria, ma come già detto, lasciamoci alle spalle. E anzi, vi ringrazio per tutto il supporto e il sostegno che ci avete dato. Ovviamente non volevamo creare troppe polemiche, ma volevamo soltanto dare il nostro messaggio e ricordare a tutti quanti che prima di essere calciatori, prima di essere artisti, siamo esseri umani e persone come voi. E vi ringrazio nuovamente perché in tantissimi avete lasciato anche banalmente dei commenti positivi. Entriamo subito nel match perché quest'oggi andremo ad affrontare il Bonola, squadra che all'andata non solo ci aveva battuto per 3-0, ma l'aveva fatto in ben 11 contro 8. Infatti, all'andata, abbiamo assistito ad un episodio shock. 3 espulsioni nei primi 30 minuti. Oggi vogliamo riscatto. Oggi partita col Bonola, è la partita che all'andata giocammo in 8 tutto il secondo tempo e anche in parte del primo, quindi perdemmo 3-0, una partita praticamente che non abbiamo fatto, speriamo di farla oggi. Io cioè, continuo a credere e continuo a giocare con le mie idee, cioè di giocare palla a terra e far girare il pallone. Devo dire che in terza categoria non sto trovando squadre che giocano in questo modo, ma chi se ne frega, io continuo per la mia strada, voglio far giocare il pallone, voglio far girare il pallone, voglio tenere il possesso di palla, voglio fare cioè, meno lanci lunghi cioè possibile e continuerò a giocarmela in questo modo. Quindi qui siamo sul campo nostro, pure se duro, è un campo che ci permette di giocare palla a terra e proviamo a giocarcela. Se settimana scorsa ho detto che era una partita da giocare con sacrificio, con cuore, perché era un campo brutto dove la palla non scorreva, oggi è il campo nostro e la palla scorre, quindi ce la giocheremo cercando di dominare il gioco e fare più possesso di palla possibile e sperandoci di non sbagliare, perché chiaramente col gioco che facciamo noi è più facile sbagliare, pure perché abbiamo giocatori che appunto sono giocatori che giocano in terza categoria, pure se qualcuno meriterebbe una categoria più alta, però sono giocatori di terza categoria che non hanno una tecnica cioè sopraffina, ma anche con queste considerazioni io voglio giocarmela palla a terra tutta la partita. Loro sono anche, mi sembra, 3 punti sopra noi, quindi se li battiamo li raggiungiamo e speriamo di fare una bella partita e di portarla a casa. Ciao. Ciao ragazzi, qua ZW, bentornati sul mio canale. Quest'oggi ragazzi, numero 14, che vuol dire soltanto una cosa, si parte dalla panchina. E posso essere strano, lo so, però io, raga, preferisco così. Sia per motivo appunto legato all'infortunio, che vengo dall'infortunio, lo sapete, ho saltato 2 partite. E poi soprattutto per... capite? Capite questo? Lo so. Quello che dite voi, ma gioca in terza categoria, come fa a avere la pressione? Purtroppo ragazzi, c'è chi ha la pressione e si gasa, come i vari Patacchini, Junior Kelly, Mulo. E chi magari ha la pressione come me e preferirebbe non averla. Anche se faccio video su YouTube e tutto quanto, diciamo che la mia persona di indole preferisce stare un pochino più tranquillo. Poi mi piace ovviamente giocare tutto quanto, farmi vedere, però mi piace stare un pelo più tranquillo. E quindi partendo dalla panchina, raga, posso essere strano, ma un sacco di problemi, soprattutto a livello appunto psicologico, spariscono. Comunque oggi partita importantissima, giochiamo contro il Bonola, la squadra che all'andata ci ha battuto, ma cosa è successo all'andata? Che siamo rimasti a giocare 8 contro 11 dal 32esimo, ve lo ricordate? Quell'episodio shock con quell'arbitro che ci ha espulso 3 giocatori più il mister in mezz'ora di gioco. Ecco, quest'oggi li aspettiamo noi a casa nostra. Questa è la classifica, state vedendo la nostra posizione, dobbiamo assolutamente vincere per fare punti, perché dobbiamo arrivare in zona playoff. Questo ragazzi è un match veramente importante per la zona playoff. Vi ricordo che la prima si qualifica direttamente alla seconda categoria e poi dal secondo al quinto posto si farà la lotta appunto playoff. Quindi il nostro obiettivo è arrivare almeno tra i primi 5. Detto ciò ragazzi, vado ad allenarmi perché parto dalla panchina, ma questo non vuol dire che non sarò continuamente concentrato con il match. Anzi, spero che partendo dalla panchina posso dare un maggior contributo alla squadra. Ciao raga, tornato dalla febbre, per fortuna è durata poco perché non ne potevo già più. Partita bella oggi, all'andata purtroppo non l'abbiamo giocata perché è durata 20 minuti, poi sapete tutti quello che è successo. Quindi oggi puntiamo a divertirci, avversario stimolante, avversario in lotta con noi per i playoff. Non parliamo di ultima spiaggia perché non serve a niente, parliamo di una bella partita da giocare.
ci siamo praticamente tutti, noi siamo quasi al completo, quindi forza Play to Give ragazzi, oggi vincere per forza. Ciao a tutti, oggi giochiamo contro il Bonola. L'andata è stata una partita tragica per quanto ci riguarda e per quanto mi riguarda. Espulso dopo pochi minuti per un brutto fallo da ultimo uomo. Vengo da una partita anche con un po' di errori, quindi oggi bisogna stare concentrati, fare bene. Sono già affaticato perché siamo arrivati in ritardo di corsa per portare Junior Kelly, che è molto importante che venisse qui oggi. Dai ragazzi, oggi è una partita veramente fondamentale per la corsa ai playoff, quindi prendiamoci 3 punti contro una squadra che c'è avanti di pochissimo, quindi ciao ciao. Ciao ragazzi, oggi finalmente un bellissimo tempo sul nostro campo che io odio personalmente perché mi fa venire male la schiena. Siamo qua per cercare i 3 punti come tutte le domeniche, come ogni domenica dico, speriamo di fare un gol, speriamo di aiutare la squadra, speriamo di portare a casa i 3 punti. Oggi la squadra che affrontiamo, il Bonola, è un avversario ostico, lo conosciamo. All'andata io non c'ero, però me ne hanno parlato bene di questa squadra. Ci giochiamo una fetta di campionato perché ci giochiamo l'accesso ai playoff più o meno. Siamo lì tutti e due, quindi è uno scontro super diretto. Cerchiamo di dare il massimo e cerchiamo di portarla a casa. Sempre forza Play to Give. Vediamo come si mette. Vediamo cioè come si mette, se può darsi che sposto Carlo a destra e Alex a sinistra, cioè può darsi che metto lui al centro, eccetera. Mi raccomando dietro, questa è una partita che si tiene il possesso palla e si gioca sereni, se te e te non sbagliate. Cioè, mi raccomando, scappa via, cioè mi raccomando salire e scappare via coi tempi giusti, tenere la squadra stretta, non fate falli, cioè non entrate come entrate voi a far fallo, cioè oh, ricordatevi sempre questa cosa, noi prendiamo gol se andiamo in frenesia calcistica, cioè se la partita è troppo accesa che prendiamo un fallo, se la partita, se diamo adito alla squadra avversaria di attaccarci con le palle alte, se la partita è lenta e calma, noi la vinciamo. Attenzione agli anticipi, pure nell'ultima partita noi anticipiamo male, quello là ci supera e creiamo inferiorità. Temporeggiamo, cioè pure a centrocampo, se siamo certi entriamo, se no temporeggiamo. Scaldatevi tutti, cioè io prendo le pettorine. Tutto pronto, quindi le squadre stanno per entrare in campo per questa partita di terza categoria Play to Give Bonola. Ecco le formazioni: Fabio tra i pali, Carlo, Lele, Pes, Alex, Cesso, Miki, Moreno, Junior, Kelly, Pata e David Clevici. Questa volta è più un 4-3-2-1 con David Clevici unica punta, Moreno e Pata diciamo come AT. Tutto pronto per la partita, Bonola via! Eccoci subito col numero 6 che prova a impostare l'azione da dietro. Il Bonola che appunto è abituato a giocare un calcio molto tecnico, infatti tutti i componenti della rosa diciamo che non superano i 25 anni, sono molto giovani e magari appunto anche molto tecnici. Intanto la Play to Give qua prova ad impostare, ma dopo 24 secondi Fabio va al rinvio, sbaglia completamente e arriva il gol più veloce della storia della terza categoria dopo 24 secondi, un gol veramente incredibile. Cioè, andiamo a rivedere il replay. Fabio che va a calciare sul numero 9 del Bonola e dopo appena 30 secondi a inizio gara il Bonola passa in vantaggio. Veramente da non credere a quello che abbiamo visto, ragazzi. Una Play to Give che poteva iniziare veramente in tutti i modi, ma non così, prendendo gol, regalando il gol alla squadra avversaria dopo, l'avete visto, 30 secondi di gioco. Comunque, proviamo a spazzare lungo il pallone questa volta. David Clevici fa un'ottima sponda per Patacchini. Patacchini col numero 8 che si prova a immolare e si guadagna un buon calcio di punizione al quarto minuto. E andrà lo stesso Patacchini che va sul palo del portiere. Palla che sibila vicino al palo. È una Play to Give che comunque dopo aver preso il gol nei primi secondi di gioco non ci deve stare e deve attaccare. Ma attenzione al Bonola dall'altra parte che qua prova a dare ancora la conclusione. Il numero 8 che fa un'ottima Ronaldo Chop e poi Fabio questa volta salva, un ottimo miracolo. E allora siamo sempre in fase offensiva per il Bonola con questo calcio di punizione. Vicinissimo al 2-0.
Il Bonola, bellissima palla del numero 3 che va a cercare l'imbucata dell'altro terzino, il numero 2 che riesce a svettare più alto di tutti e colpisce in pieno la traversa con un ottimo colpo di testa. Assedio Bonola nei primi 10 minuti di gioco. Dobbiamo provare sempre con il solito Patacchini che accelera sul numero 3. Patacchini, attenzione, Patacchini potrebbe mettere il pallone dentro, palla che attraversa tutta l'area e arriva, successo pubblico. Peccato che non c'era l'attaccante pronto a mettere il pallone dentro la rete e poi David Clevici qua sbaglia lo stop ma si fa trovare in posizione di fuorigioco. Proviamo a impostare ancora Concesso Pubblico nel suo nuovo ruolo di regista centrocampista centrale. Appunto David Clevici riesce a fare un'ottima sponda per Patacchini che però purtroppo si fa fermare e commette anche fallo. E allora il Bonola attacca, questa volta Carlo recupera palla ma poi la spazza frettolosamente forse verso il numero 3 che controlla molto bene, prova l'avanzata, attenzione il loro terzino, il numero 3 in mezzo a 4 giocatori, il pallone che carambola sul numero 8 che al 20° minuto di gioco del primo tempo riesce a siglare così la rete del 2-0. Andiamo a rivedere l'incursione del numero 3, poi il numero 8 che spizzica appunto così di punta mancina e poi va a concludere con l'altro piede. Un gol assurdo, 2-0 del Bonola al 20° minuto di gioco. È una play to give completamente in bambola, non riesce ad avanzare, non riesce a tirare in porta. E allora ci deve provare adesso con David Clevici per Junior Kelly che forse commette un intervento duro, l'arbitro però lascia proseguire e poi Junior Kelly sbatte contro l'avversario e si guadagna la prima ammonizione, cartellino giallo appunto per lui, per il numero 10. Play to give che deve attaccare ancora con Carlo, c'è il suo pubblico per David, l'ottima sponda e poi Moreno che prova ad andare sul palo più lontano, poteva anche chiudere il tiro, però purtroppo ha fatto una scelta diversa e è stato ben anticipato dal difensore del Bonola che tuttora attacca sempre su quella parte di campo. Attenzione, arriva il tiro del numero 3, uno dei migliori in campo, e poi sulla ribattuta il numero 11 si fa trovare in fuorigioco, il numero 3 che comunque veramente si faceva vedere tantissimo anche in zona offensiva. Da questa punizione intanto Pata va a cercare Moreno ma nulla di pericoloso, e allora proviamo a spingere sempre dalle parti di Patacchini che lascia sul posto l'uomo, ancora Patacchini, sempre lui, potrebbe andare al traversone in mezzo, palla che arriva però viene rimpallata, allora Michi riesce molto bene a stopparla di destro per andare alla conclusione di sinistro, purtroppo poi non è riuscito a centrare al meglio il pallone che appunto stava fluttuando in aria e il primo tempo finisce così, 2-0, un primo tempo che nessuno si poteva non solo aspettare ma nemmeno immaginare. Allora, ma perché parlare tutti il campo? Tutti a chiacchierare, ma perché? Allora, siamo 2-0, è una partita giocabile, mettiamoci bene in campo. Ho visto tutti stranervosi all'inizio, ma è quasi sì, però dopo il primo gol potevamo farne due. Abbiamo costruito più di loro. Qual è il problema? Allora, perché non fate i passaggi più semplici? Ve l'ho detto prima, il pallone deve passare da lui. Cioè, giochiamo semplice. Allora, stiamo 2-0. Che dobbiamo fare? Non è che dico, riprendiamo a tutti i costi, combattiamo. È 2-0. Giochiamoci il secondo tempo. Abbiamo preso 3 gol con un uomo in più domenica scorsa. Giochiamoci, la PES, che cazzo c'hai che ti scottano i piedi? Pure te, Fabio, cioè perché ti scottano i piedi? Cioè, c'è passaggi più semplici. A un certo punto, in fase di non possesso, non sei salito, hai fatto il buco al centrocampo come ho detto, cioè che non doveva accadere. Cioè, quello perché sono il sai non hai chiesto. No. Hai chiesto di prestare il 6. E va bene. Io l'ho richiamato quando non l'hai pressato, quando stavi troppo dietro. Perché se non sali, loro si dispongono, fanno 3 passaggi e ci mettono in mezzo. E fai le cose che dico. Cioè, non mi dici se faccio questo, cioè, c'è se quell'altro che lo fa. Non deve essere problema tuo. Infatti qua se non sbaglio solo io. No, non è vero. Ma che c'entra? Ma che c'entra? Le colpe non sono di nessuno. Cosa c'è? Entriamo in campo senza aver paura di sbagliare, regà. Ci abbiamo paura di sbagliare. Abbiamo già sbagliato. Il giro palla dietro. Il giro palla dietro, ci avete paura. Dovete girare più veloci.
perché il pallone va sempre a Carlo e cercherai sempre Carlo, che è quello che deve toccare meno il pallone. Oh. Lui deve toccare il pallone meno possibile. Quando c'è il pallone, c'è tra i piedi, appoggialo subito all'Ele o a Giugno. Perché giocate sempre su di lui? Cioè, lui si abbassa a calcio. A calcio non si è tutti uguali. Cioè, c'è i piedi, meglio dei tuoi, se c'è il fisico, meglio il suo. Appena c'è il pallone, ce l'ho accanto, subito. Senza guardare il gioco. Appena c'è il accanto, quindi lui e Patacchini devono giocare sul pallone. Possibile, è successo 4 volte che tu ci avevi lui accanto, sei andato a giocare sull'Elio e sei andato a fare il lancio. Ora entrano gli stessi. L'unico cambio tra quelli che stanno in campo, cioè, so, torna a fare il terzino e te metti dal centrocampo. Dai, Lele, oh! Dai, Raga, cerchiamo di aiutare! Dai! Si riparte con il secondo tempo. Mister Chiaramonte, che negli spogliatoi ha cercato appunto di far mantenere la calma ai propri ragazzi, che sentono forse un pochino troppo la pressione della gara, ci sono un po' di nervosismi, e quindi il mister ha cercato appunto di calmare un pochino gli animi. Intanto qui Junior Kelly in mezzo a due prova ancora ad andare, perde il possesso di palla perché il numero 8 va in un'ottima pressione, e ancora il numero 8 di Mancino va alla conclusione, Fabio para e poi Carlo cerca e riesce ad evitare la conclusione dell'attaccante che sta arrivando a rimorchio. Intanto minuto 14 del secondo tempo, fuori David Clevici, entra Mulo come prima punta. Il mister inizia a fare qualche cambio. Intanto lancio lunghissimo del Bonola, Pes sbaglia l'uscita e allora il Bonola ne può approfittare qua col loro numero 18. Pes interviene ancora ma commette fallo per un tocco di mano, altra punizione. E intanto eccole le continue sostituzioni di mister Chiaramonte: fuori Junior Kelly, dentro Luchino. È una play to give che comunque deve assolutamente attaccare, e qua lo può fare con Pes, che però forse tarda troppo l'intervento. Il numero 8 riesce ad andare velocissimo, Carlo ci mette il piedone e poi Pes qua commette un altro fallo e si guadagna anche lui il cartellino giallo, ammonizione anche per il nostro difensore Pes. La play to give ci prova in fase offensiva al 23° minuto con Moreno, che però non riesce a trovare nessuno, e allora ne può approfittare il Bonola su questo contropiede, lancio lungo, e poi il numero 18 che punta Carlo, va anche la conclusione, per fortuna troppo alta. Comunque 25° minuto di gioco del secondo tempo, altra sostituzione, fuori Moreno, dentro Dani, che nell'ultima partita ha fatto molto bene, gli è mancato soltanto il gol, e allora deve provare a dare una scossa alla play to give, che ne ha veramente bisogno. Intanto bellissimo l'assist del numero 8 che va a cercare ancora il 18, nulla da fare anche questa volta. Allora andiamo, catapultiamoci invece dalla nostra parte su questo calcio d'angolo. Patacchini va a cercare proprio Dani, il nostro Di Maria, che non riesce però a insaccare il pallone di testa. Cesso pubblico, poi riesce a far scorrere il pallone per Alex. Alex, bella palla dentro per Mulo che va a colpire, miracolo del portiere, ma tra l'altro Mulo era in fuorigioco. Però la Petit Give forse sta iniziando ad attaccare alla mezz'ora di gioco del secondo tempo. Cesso pubblico intanto in mezzo a due, non sa chi darla, e allora il pallone viene rilanciato lunghissimo verso il loro numero 18, che si immola a tu per tu con Fabio. Attenzione, il numero 18 riesce a scoccare il proprio dardo e a siglare così la rete del 3-0. Arriva, rivediamo il gol del numero 18 a tu per tu con Fabio, che questa volta non può far nulla. 3-0 Bonola in casa della play to give al 34° minuto di gioco, e il mister ha chiamato dalla panchina me e Manfredi per provare il tutto per tutto definitivo, anche se comunque a 10 più recupero dalla fine è veramente difficile provare a recuperare una partita che è iniziata male fin da subito, perché prendere gol dopo 30 secondi è veramente assurdo. Comunque entriamo io e Manfredi, pronti appunto per provare a dare il nostro contributo nei minuti finale. Qui arriva tra l'altro il gol del Bonola, però su posizione di fuorigioco, posizione irregolare. Tra l'altro ottimo il miracolo qua di Fabio sul colpo di testa, e riusciamo invece ad andare un pochino in zona offensiva con Lele, che prova a mettere giù il pallone, però viene subito
raddoppiato dalla difesa del Bonola, subito molto cattiva. E qua guardate, attenzione, perché c'è addirittura il tu per tu del numero 2 con Fabio, che riesce questa volta a fare un ottimo miracolo. E poi Alex in qualche modo ferma nuovamente il Bonola, che è andato vicinissimo alla rete del 4-0 nei minuti finali della partita. Dani, intanto Dani prova ad andare ancora, Dani prova a far tutto solo, Dani prova anche la conclusione, però viene sporcata e il Bonola va su. Allora, rimessa laterale, Alex per Manfre, Manfre protegge bene, attenzione perché arriva a rimorchio e arriva il primo palo in terza categoria. Assurdo ragazzi, andiamo a rivedere, perché Manfre protegge bene, lascia il pallone lì e io sgomitando riesco ad andare alla conclusione col portiere, che tra l'altro era anche sdraiato, comunque seduto, che stava aspettando il tiro di Manfre. E ragazzi, ho preso il palo in pieno, in pieno. Comunque ancora Manfre, sempre per me, che supera un avversario, provo ad andare da solo in mezzo a due, mi guadagno una rimessa laterale da un'ottima posizione, palla dentro di Manfre, occhio per Mulo che va anche lui al tiro di Mancino, però ragazzi la palla è stata presa male, un tiro troppo debole, veramente un peccato, veramente un peccato. Qui Carlo recupera la palla, prova a spazzarla su, trova Mulo che va a cercare ancora Manfre, che però ha finito tutta l'energia nel booster e quindi non riesce ad arrivare sul pallone. Il portiere prende il possesso della palla e la partita finisce così. Play to give 0, Bonola 3. Con questo palo colpito alla fine, tra l'altro, una play to give che possiamo dire non è mai entrata in partita, abbiamo preso gol dopo 30 secondi e sicuramente questo ha cambiato la partita. 3 punti persi contro una diretta concorrente per il playoff, insomma tutto quello che non doveva succedere ragazzi è successo. Peccato, veramente peccato, perché questa partita qua doveva essere ed era il crocevia per la zona playoff. Ovviamente non dobbiamo darci per persi, perché insomma il calcio, si sa, nel calcio può succedere di tutto, però questa partita qua non dovevamo sbagliarla, o perlomeno non dovevamo sbagliarla in questo modo. Una squadra nervosa fin dagli inizi, che non è mai entrata in campo con la voglia giusta e che purtroppo si è lasciata i 3 punti a casa. Ragazzi, oggi partita veramente strana, cioè penso che abbiamo preso il gol più veloce della storia della terza categoria, incredibile, quel gol lì ovviamente ci ha un po' compromesso la partita. Io sono entrato gli ultimi 10, ho preso anche palo, cioè ma che sfiga raga, primo palo in terza categoria, però 3-0 all'andata in 3 giocatori in meno, 3-0 al ritorno in 11, quindi possiamo fare soltanto il mea culpa generale. Ovviamente quel gol all'inizio ci ha un pochino tagliato le ali, perché comunque l'abbiamo preso penso dopo 20 secondi, cioè veramente il gol più veloce della storia della terza categoria, a meno che ci sono quei gol tipo che finiscono nelle pagine Instagram dove come su PES 6 tocchi la palla del centrocampo e quello tira, fa gol, a meno che appunto non sia stato fatto un gol così, questo è il gol più veloce della storia della terza categoria. Dobbiamo ripartire, la cosa importante ragazzi è che dobbiamo stare più tranquilli tra di noi, l'errore individuale lo facciamo anche secondo me perché siamo molto tesi, io infatti proprio per questo motivo mi sto trovando meglio a partire dalla panchina, anche se ovviamente gioco di meno, cercherò comunque di migliorare mentalmente per partire anche dall'inizio se dovesse servire, però oggi veramente abbiamo un po' tutti l'amaro in bocca, vado a farmi la doccia ragazzi e testa alla prossima partita, anche perché la classifica adesso la state vedendo, non ci facilita tantissimo, ma mai smettere di crederci. Purtroppo l'abbiamo persa 3-0, l'abbiamo persa male, abbiamo preso un gol dopo 20 secondi per un erroraccio tra difensore e portiere, questo ha segnato la partita, pure se è partita male penso che abbiamo meritato di perdere, cioè perché abbiamo giocato contratti, nervosi, nessuno è riuscito a fare le cose che abbiamo detto prima della partita, cioè nessuno è riuscito a fare le cose che diciamo il mercoledì e il venerdì che ci alleniamo. Una partita brutta, ho visto una squadra brutta, chiaramente abbiamo fatto un po' d'azione, abbiamo preso un palo eccetera eccetera, però abbiamo assolutamente, ci è meritata la sconfitta e in questo modo, cioè questi qua, cioè come abbiamo giocato oggi, non è una squadra, è ognuno
che gioca cioè, per sé, ognuno che non aiuta l'altro, ognuno che è nervoso e che è attento se l'altro fa bene o fa male, così non c'è squadra e quindi l'abbiamo persa e che andiamo avanti. Allora ragazzi, è vero che non si può sempre vincere, è vero che le partite, ogni partita è a sé. Oggi abbiamo fatto una prestazione, non mi sento di dire negativa, però potevamo dare qualcosa di più, per, soprattutto il primo tempo, per riuscire a non prendere due gol. Sinceramente devo dire che quel gol dopo neanche un minuto, secondo me un po' a livello di squadra ci ha destabilizzato mentalmente, sicuramente. C'era un po' di nervosismo da parte di tutti, anche da parte mia, e quindi bisogna lavorare su questo anche in settimana, lavoreremo per riuscire a cercare ancora comunque di centrare il nostro obiettivo, ovvero i playoff. Una sconfitta che è meritata, quindi facciamo i complimenti al Bonola, cerchiamo di rimboccarci le maniche e di riprendere a lavorare da mercoledì per già in vista della prossima partita. Rimaniamo concentrati e ci vediamo domenica prossima. Ragazzi, che dire, ennesima figura di cacca, abbiamo preso gol nei primi secondi che ci ha un po' destabilizzato, anche se eravamo ancora un po' in partita, e poi vabbè, dopo il secondo gol siamo proprio calati sia in atteggiamento che come gioco. Mi dispiace perché non eravamo partiti male anche con triangolazioni, anche a livello di gioco, però bisogna metterci anche carattere, non solo tecnica, e basta. Ci dispiace perché era una partita importante, potevamo rimanere diciamo attaccati al gruppo sopra, e invece ennesima partita sbagliata e basta, e vinceremo le prossime. Ciao. Ci sono poche parole, sono dispiaciuto, come direi tutti i miei compagni. Vi vorrei dire testa subito alla prossima partita, ed è così, deve essere comunque un monito, perché per noi questa partita oggi era davvero importante, sia per la classifica sia per il sogno comunque di road to seconda categoria. Piccola felicità, cesso, che mi regala un pochino del suo merch e descrive anche un pochino la prestazione che abbiamo fatto oggi, perché comunque 3-0 non ci stava, meritavamo magari qualcosa di più, ma il campo non ci ha premiato. Forza Play to Give, avanti alla prossima, ciao. Ma adesso le pagelle di Manfre. Amici della Play to Give, bentornati all'appuntamento più atteso di YouTube Calcio Italia, ovvero le pagelle di Manfredi. La partita è andata malissimo, le pagelle saranno severissime. Partiamo. Carlo Voto, 4,5. Capisce che l'impostazione non è un suo compito quando effettua il primo passaggio semplice della sua stagione verso i centrocampisti, intorno al 30° del primo tempo. Peccato che il risultato sia già ampiamente compromesso. Incorreggibile. Colucci, Voto, 6,5. Deve correre in contemporaneamente per Junior Kelly, Patacchino e Moreno, e dal massimo sempre, non si tira mai indietro dalla lotta, riesce addirittura a non farsi ammonire facendo più falli di Mancini contro la Juve. Volenteroso. Fabio Voto, 4. La cataratta non gli permette di vedere un avversario di 1,90 m esattamente davanti a lui, così combina la frittata dopo 20 secondi. Se la partita fosse iniziata un minuto dopo sarebbe ricordata come una delle sue più belle in carriera, ma nel calcio queste cose si pagano. Oculista. ZV Jackson, Voto, 6. Quando entra cambia nettamente l'inerzia della partita. Peccato che manchino poco più di 10 minuti. Prova a fare fallo su un avversario che è impaurito, sposta la gamba, così lui colpisce inavvertitamente il pallone che scaraventa casualmente sul palo, il mio primo legno in terza categoria. Stantuffo. Mister Umberto, Voto, 5. Promette a Manfredi la titolarità e chiama le autostrade italiane per bloccare il tratto Trezzo-Milano. Il suo piano è riuscito, ma Fabio, dopo 20 secondi, gli rovina tutta la festa. Cocciuto.